io sono prontissimo per il trash di oggi, anzi questo cartone è più lungo del dovuto perché dura 1 ora e 20, quindi godetevelo, godetevelo al massimo. E forse è una delle cose che non avrete mai visto o intravisto. Dipende, dipende. Poi per l'epoca, diciamo che questi cartoni, queste cose giravano. Anzi, all'epoca sono nate così tante case di produzione di cartoni animati, anche fatti male col culo, che diciamo che ce n'erano così tante. Adesso invece sono quasi tutte fallite o diciamo producono poco. Non solo per via dei costi, ma anche perché non se li caga nessuno quei cartoni low budget. Basta ne avanzano quelli che ci sono adesso. Fidatevi. Basta ne avanzano. Allora, mi raccomando, abbiamo anche il gruppo WhatsApp e il canale Telegram, e anche il gruppo Telegram delle offerte Amazon. Grazie per avermi sturato le orecchie. Ormai mi sono abituato a tutti questi sound che mi mandate sempre. Sempre. Ma ormai. Ma andiamo a noi, signori di Twitch. Andiamo a noi. Ecco qua. Preparatevi, signori. Preparatevi. Già inizia la grande con questa musica. Ma che ti regalo tutto quello che c'è su Amazon che non c'ho una lira, io che te devo regalare? Non c'ho una lira. Madonna, questa musichetta, preparatevi che la sentirete tutto il cartone e ve la sognerete pure la notte. Ora, non è altissimo il volume, però. Questa è la qualità che c'era all'epoca, grazie mille. Questo è altissimo, invece. Questo è altissimo. Ho paura. Anche io un po' di paura, anche se l'ho già vista quest'estate grazie a Barbascura. Mi sono già fatto, come posso dire, la pelle, mi sono già fatto una cultura su questa roba. C'è un mix di vari personaggi qui dentro che non so cosa c'entrano. Ma chi è l'uomo piccione quello, l'uomo pappagallo, chi cazzo è? Poi c'è l'uomo delle caverne, così a caso. Poi non so chi è quest'altra, questo boh. Non so nemmeno i nomi, li scopriremo soltanto vivendo. Madonna, sta canzone la sognerete stanotte, fidatevi. A me è successo, me lo sentivo nella testa tutta la sera. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Oh, vai, mezz'ora di sigla. Vai, si può iniziare. Ma che cazzo? C'è una tigre. Così dal nulla, appare una tigre. Oh, no, no, un leopardo, ghepardo, che cacchio è? È un giaguaro. Ah, è un giaguaro. Grazie per avercelo detto, grazie. Mi stavo confondendo con tutti gli animali possibili e immaginabili. Questo è solo l'inizio. Ok, c'è questo che lotta con un giaguaro così a caso. Sai, succede quando vivi nella giungla. Tutto è possibile. Ma non è che solo vuole zippare il giaguaro? Fanno una gangbang? Fanno una zoofilia? Spero di no. Ah no. In realtà semplicemente amicizia Spaventato, dai, goliardica con gli smettila, animali. Benzi. Mi stai facendo il solletico. Smettila, per favore. Lo sai che non lo sopporto. È lo Lasci stesso doppiatore di Ash, se non vado stare. Così non errato. posso Lo combattere. Fammi citarono l'altra alzare. volta in una live, ma non mi ricordo adesso precisamente il nome. Però non potevi ingannare dalla voce perché questo adesso ci avrà una cinquantina d'anni, sto doppiatore. Almeno mi sembra lui dalla voce. Poi non lo so. E
dai, smettila di darti tutte quelle arie. Ho fatto finta di spaventarmi, non mi hai colto di sorpresa. Oh, sì, oh, per la mia moneta, ti sei fatta vedere prima di balzarmi addosso. E ciò significa che non hai vinto. Può essere anche lui. Sì, sì, di pure quello che ti pare. Comunque non cambia proprio niente. La prossima volta sta più attenta. A momenti provocavi una bella frana. Una femmina. Una femmina di ghepardo. Sei vecchio ormai. Che poi in alcune prospettive sembra strapica. Cos'è? Adesso fai l'offesa? Non sai proprio perdere come al solito. Non ho mai visto un tizio che parla con un ghepardo così. Un'altra possibilità. Le conversazioni. In maniera tranquilla. Che la Madonna, che cazzo di salto ha fatto questo? Non sarà facile per David farsi perdonare. Siamo passati in un'altra ambientazione. E la corsa sarà sulla neve. Lunga ed estenuante, ma alla fine l'amicizia che li lega trionferà. L'inverno è iniziato da un pezzo, ma niente può impedire a Mulan di fare le sue scuole. Ah, questa è Mulan. Neanche la neve. Pur col copyright della Disney, pur fottuta la Disney, questo personaggio. A posto. Della fedele Tilly, che immancabilmente la segue dall'alto. Il paesaggio immacolato ha sempre un fascino particolare, soprattutto quando si è in vena di avventure. Eccomi, ero tranquillo, Andre. L'importante è che ci sei per goderti questo capolavoro dell'arte. Ad il cinema. Però non so effettivamente chi l'ha mai visto questa roba. Sinceramente. Ma che cazzo? Che cosa ci faceva una tartaruga su una criniera di un cavallo? Perché ci siamo fermati? Vuoi mettermi giù Mulan, per favore? Naturalmente non poteva mancare Dragon, che per l'occasione si è trovato un posto dove stare al Si chiama Dragon. Anche lui è un amico di Mulan. Babbo! Amico per la pelle. Beh, se parla può essere una tartaruga ninja? Come l'ho detto! Pure tartarughe ninja ci sono qua! Ma perché? Cosa cazzo c'entra Mulan con le tartarughe ninja? Che poi si chiama Dragon. Quindi non so cosa c'entri molto con le tartarughe ninja. La Bamba. Sì, secondo me si sono fumati la Bamba per fare questa roba. La Bamba! E anche tanta, secondo me. Io non so bene, cosa hanno preso veramente per fare questi al nemico capolavori. Qui. E siamo ancora all'inizio. Ma di quale nemico stai parlando? E comunque perché cavalcavi così veloce? Da chi stai scappando? Sentiamo. Stava cavalcando, che... Vabbè. Mulan con le tartarughe ninja, ci manca solo Shrek. Shrek non credo ci sia. Non però. Sei carino a dire così. Anzi, come per l'epoca ancora non sapevo l'esistenza. Non sono mai scappata da nessuno in tutta la mia vita. Ma io credevo che... Oh, scusami. No, non importa, Dragon. Non devi scusarti. Tu non puoi sapere niente. È tutta colpa mia. Avrei dovuto dirti perché cavalcavo così in fretta. Ora che ha smesso di nevicare voglio riprendere gli allenamenti e fare un po' di esercizi. Beh, giustamente. Allora, cominciamo! Così dal nulla. E la Madonna! Tutto normale. Sbaglio anche tu, sei un tantino fuori allenamento. Avanti, vediamo se riesci a disarmarmi. Sei pronto? Lo vedo prontissimo, guarda. Che poi non mi sembra una spada da ninja quella, ma va bene. Sembra più una spada di un cavaliere di anni e anni fa. L'hai voluto tu, Mulan. Io non avevo intenzione di fare sul serio, ma te la sei cercata. Ultimamente ti comporti in modo un po' troppo altezzoso. Attenzione, no, attenzione che parte la guerra. Parte la sfida con la vera. Non ho ancora trovato un solo uomo in tutta la regione in grado di battermi in uno scontro leale. Nel frattempo, all'angolo opposto del paese... Torniamo a loro, invece. ...cercando di addolcire l'umore di Betsy. Ah, quindi c'è un nome questo ghepardo.
Che ti prende, Betsy? Sei già stanca? Non ti va più di giocare con me? Avanti, dai! Non sto capendo il senso. D'accordo, non arrabbiarti. Esce Shrek nel mentre. Come mai sei diventata così seria? Chi sta urlando? Qualcuno mi faccia capire chi sta urlando, che sta succedendo. C'è qualcosa che non va? Ah! È la prima apparizione del cattivo, a quanto pare. Ci sembra una voce di Sketchum, ma io ho pensato anche alla voce di Goku. Ma chi è questo? È la Madonna! Ma chi è? L'uomo serpa, l'uomo coccodrillo, chi cazzo è? Quegli altri con rastrelli, con le zappe! Sta succedendo? Come combattere un nemico? Ecco che cos'erano i rumori che avevano attirato l'attenzione di Betsy. In quel villaggio si stava consumando una tragedia e gli abitanti erano in preda al terrore. Incuriosito. Beh, sembrano troppo delle pippe questi qua. Di più. Aspetti, signora, per favore mi dica chi sono quegli uomini così strani e perché stanno attaccando il villaggio. E cosa stai aspettando? Devi scappare subito. Sono gli uomini serpente. Appartengono alla setta del dragone rosso. Pensavo esistessero. Non sapevo che i serpenti fossero anche degli uomini, ma ok. Per spiegarmi il potere delle forze del male, invece esistono davvero. Ma quegli uomini non sono qui per caso. Che cosa vogliono da voi? Vogliono catturare tutti i bambini piccoli. In live guarda villaggio. L'ultimo video di Stock Droid. E usare Droid, il potere del male per trasformarli in uomini serpente. In che senso? Aspetta, quale video? Se mi spieghi un po' dal titolo forse riesco a capire. Anzi, non so nemmeno se facciamo in tempo. Non deve scappare, quel bimbo sarà mio. Ma perché corre? Ah no, sembrava che facesse la Naruto Run. Mamma! Che cazzo? Ah, dal nulla c'è una fionda questo qua, si porta una fionda con sé. No, non è una fionda, che cazzo, mi mangia pietre. È la Madonna! Che precisione! Va bene. KO in, con una pietra. Vieni, Betsy, dobbiamo così, fare qualcosa. Su, muovi. Così. Nascondiamo i bambini. Facciamo il sorretto. Via, vieni. Qualcuno mi spieghi qualcosa precedente? Cosa sta succedendo? Perché questo sta attaccando il villaggio così dal nulla? È come se io mi sveglio la mattina e vado ad attaccare un villaggio. Finalmente c'è un leopardo che fa parkour. Ah no, aspetta. Se è quello che ho capito io. Vabbè, lo spiego dopo. Lo spiego dopo. Madonna. L'ho direttamente trapassato, sforato il cervello, boh, è uscito un po' di sangue nel cartone ovviamente, tutto fake, è animazione. E che cacchio. C'è la violenza gratuita nei cartoni animati all'epoca, veramente. Dai! Tutti con i rastrelli e zappe. Dove si è nascosto? No, no, no. Betsy, fermalo. Svelta, prendilo. Ci manca solo che dice Betsy, scelgo te.
E beh, per citare, ovviamente, Ash Ketchum. Anche David sta facendo di tutto per dar loro una mano. Si vede. Ha tirato due pietre. Ah, ma sono vari. Pensavo che era sempre lo stesso. Beh, hanno fatto... come posso dire? Hanno risparmiato sui personaggi. E la madonna! Ma questo che mira c'ha? Che mira c'ha questo? Vabbè, tutto normale. Tutto normale. Aspetta. Com'è possibile che si sono dissolti nel nulla? Cosa ti prende, Tilly? Non preoccuparti per me. Io e Dragon non stiamo combattendo veramente. È un'esercitazione. Beh, giustamente. Ma non è quello di cui si preoccupa. Cosa, Dragon, ma non riesco a capire che cosa. La campana sta suonando l'allarme. Mi pare che venga dal tuo villaggio, Mulan. È vero, se utilizziamo i poteri ninja potremo arrivare al mio villaggio alla velocità del pensiero, Dragon. È la madonna! Non la velocità della luce, la velocità del pensiero. Quindi non è velocissimo a quanto pare. Ma possono dire semplicemente utilizziamo il teletrasporto, no, eh? Velocità del pensiero. È troppo forte, non riusciremo a sconfiggerlo! Ma che... Ah, qui c'è un'altra... altri tizi che attaccano. Questa è la tribù dei draghi, che cacchio è? Il capo dei draghi, che ne so. Che cazzo sta succedendo? Dove escono sti tizi? Dal nulla. Vada! Ah, un drago a due teste, sono a tre teste. Anche Tilly è con loro. Il coraggio a questi eroi non manca. Certo, la lotta è dura. È stata così veloce questa lotta. Ma nonostante le giornate passate in casa, Mulan ha ancora i riflessi molto pronti. E anche Tilly si sta comportando bene. Come sia possibile una cosa del genere? Cioè, dovrebbe essere più pesante il drago rispetto... Vabbè, la fisica qui non funziona come dovrebbe funzionare, in teoria. Sembra così facile distruggere i nemici. Sembra abbastanza facile, ma in realtà non lo è. Sembra veramente una cosa facile da fare, che tutti potrebbero fare. Cosa ti prende, Mulan? Non ti senti bene? Non lo so. Ho la strana sensazione di avere già vissuto questa esperienza in un altro posto, lontano da qui, dove fa molto caldo. In che senso? Ti spieghi? C'è qualcosa che non va, David? Perché hai l'aria così triste? No, non sono triste. Ho soltanto avuto una visione. Ho visto un posto coperto di neve in cui un ragazzo... No, non era un ragazzo. Era una ragazza molto coraggiosa. Oh, ho che combatteva capito. Con una sciabola contro le stesse questi forze del mare che aveva attaccato il mentalmente tra di loro, cioè proprio come abbiamo fatto noi. Ebbene, si mi vedono tramite il pensiero. Credo. È un segnale dello stregone. Ci avverte che il nostro vecchio nemico, il mago Tasunka, sta preparando una brutta sorpresa nascosto nella sua caverna. Dobbiamo intervenire. Quindi sono tutti legati da una cosa comune. Jerome e Black Fang entrano subito in azione. Da quel che ho capito. Pronti a battersi con determinazione con Pika, contro le forze del mare. Beh, giustamente. Che poi non è un Pokémon, non è la tigre, è un giaguaro. Prego,
Servitevi. È tutta merce fresca, sì. Previsiamo. Che succede? Chi urla? Largo, spostatevi! Ecco, scommettiamo che c'è un altro malvagio. Questo è poco ma sicuro. Ah no, è semplicemente un carretto fuori controllo. Fermatelo! Presto! Vabbè. Grazie per aver fermato il cavallo. Hai dimostrato molto coraggio, che gli dèi ti proteggano. Ma sei soltanto un ragazzino. Ci vuole coraggio. Beh, ragazzino. Un cavallo imbizzarrito. Ma c'è più muscolo di me questo. Ammazza che ragazzino. È stato un piacere aiutarti. Sono qui di passaggio. Sono diretto ad Argos insieme al mio fedele compagno di viaggio, amico. Ah, e lui dov'è? Ma che strano, era qui poco fa. Sì, è stato bravo. Ehi, Cerbero, vieni fuori. Ah, è un Cerbero. È il Cerbero Podcast. Il Cerbero, signori. Da un lato abbiamo Flame. Ma non era tre teste? Perché ne vedo solo due? Vabbè, è un Cerbero a due teste. Anche se in realtà è a due, è a tre. Dovrebbe essere. Forse per copyright hanno tolto una testa. Sta buono, Cerbero. Hai già combinato fin troppi guai per oggi. Fedi di finirla, capito? Ma poi un nome normale, no, eh? Non è chiamato proprio col nome classico. Il tuo cane ha due teste, gli ha attraversato la strada e l'ha spaventato. E adesso cosa posso fare con il carro rotto? La bamba. Cosa c'entra mo la bamba? Spiegami. La bamba! Se non posso andare al mercato a vendere le mele, sarò rovinato. Vediamo cosa posso fare. C'è il Flame e Mar, ma manca Duduppi, manca. Chissà dove sarà Duduppi. Sarebbe bello farci un menino sopra. Cerbero ha trovato la ruota e la sta riportando. Ma che cazzo? Ma dove l'ha trovata sta ruota? Come fa a trasportarla? È così assurda la storia. Dal nulla ha trovato una ruota. Poi lui sembra la copia di Wish di Hercules. Direi che il problema è risolto. Vedremo che è risolto. Vedremo. Te ne sarò riconoscente per tutta la vita. E grazie anche a te, Cerbero, per aver ritrovato la ruota. Ma un telo, un qualcosa per coprire con le mele, no, eh? Sennò li perde tutte per strada. Vabbè, non facciamoci ste domande. Chi è quest'altro, mo? Sei sicuro di voler venire con noi? Dobbiamo scoprire che cosa sta architettando quel perfido Tasunka. Ti avverto, potrebbe essere molto pericoloso. Bravo, sapevo di poter contare su di te. Interessante. Appena mi andrà lo guarderò pure io. Se ne andrà, questo è il problema. La Madonna. Cerbero, i draghi alati in furia in un turbine di polvere. Oh, salve, signor Beppe! Da quanto tempo, signor Beppe? Come va? Sì, mi raccomando, non si può scrivere in caps. Dove le prendono tutte queste cose? Cioè, i nemici sono più deboli di questi qua. Ma che... Vabbò, non facciamoci domande. Ci siamo, sentite il mio piano.
Sentiamo. Voi aspettatemi vicino alla tenda. Io vado a dare un'occhiata nella caverna. Ok. E poi? Andate adesso. Chi osa entrare nella mia caverna? Avanti, presto, uomo di tigre! È Junior! Le gambe, mo' Junior! Il doppiatore di Junior, per la precisione. Almeno la voce mi sembra lui. Ah no, sono solo tre gobbi. Cioè tre, oddio. Venite a prendermi. Quanti se ne sono? Avete coraggio. Non mi arrenderò tanto facilmente. Sono dei gobbi. Sono arrivato alle visual necessarie per monetizzare da gennaio. E da gennaio che sto iniziando a cercare di monetizzare qualcosa. Per fortuna. Ma... avanti, fatevi sotto, non mi fate paura. Ma che c'è? Non credo riesca ad ammazzarli con delle frecce. Ah no, c'è l'arma secondaria. Per fortuna. Il primo di voi che oserà avvicinarsi e toccarmi dovrà fare i conti con la mia ascia. Madonna. Ma che cazzo? È arrivato un uccello gigante. Giusto in tempo, regina delle aquile. Mi hai salvato, grazie. Un'aquila gigante. Che se sono fumati questi. Che troca hanno preso. Poi un mix tra uomini primitivi, tra indiani d'America, chi più c'è, Mulan, tartarughe ninja, un mix, mamma mia. Babbo, tutto normale. Salvato dall'intervento della regina delle aquile, Jerome torna alla carica, sferrando un attacco dal cielo. E quale sarebbe questo attacco? È arrivato Ho-Ho. Che cazzo è Ho-Ho? Non potevate battermi, il bene trionfa sempre sul allora. Male. Vittorioso, Jerome si libera il bene trionfa sempre sul male, si spera. Oh, ecco la musichetta. Dobbiamo organizzare una grande festa. Trova gli altri e portali qui, presto. Jerome vuole riunire tutti i supereroi. Ah, il Pokémon leggendario di Puccinella. Beh, ci posso migliare, ci posso migliare. La piccola combattente. Ah, questa dalla neve è passata a un'altra parte, così, in 5 minuti. Ma cosa toccavano, è gigante! Andiamo, presto! Adesso credo si incontrano tutti, o quasi tutti. Mulan, sta arrivando la regina delle aquile! Ah, quindi la regina delle aquile conosce un po' tutti. Ci sono altri supereroi da prendere. Jerome, ah, supereroi! Ora capisco perché hanno una forza esagerata. Uomini, dobbiamo andare a conoscere dei nuovi amici. David e Betsy hanno riconosciuto la regina delle aquile e felici le corrono incontro. Quindi da quello che ho capito la regina delle aquile è in comune con questi qua, con tutti questi fantaeroi, super fantaeroi, come cacchio li volete chiamare. È un onore conoscerti, oggi sarà una giornata storica per tutti noi. E adesso non manca che lui all'appello. Dai, prendiamo anche l'uomo e il suo Cerbero, l'Hercules di Wish. E così anche Ercole e Cerbero sono saliti sull'aquila. Per volontà di Jerome, i supereroi quindi, si ritrovano tutti insieme. Diciamo, Ercole uguale Hercules di sono Wish. Sono felice di conoscervi, amici. Anch'io. Ti manca l'appello. Finalmente ci incontriamo. Ah, già ci conoscono. Abbiamo Disney, Tartarughe Ninja, Pokémon.
Twitch. Ah, Twitch per quanto riguarda il Cerbero. È vero. Manca qualcosa. Ma quello non è. Ma da dove spunta? Eccolo! Chi è questo mo? Ti ho letto, Beppe, ti ho risposto pure, ho detto. Ti ho pure risposto. Sono in live da lunedì al sabato, quindi dovrei esserci domani. Aspetto le 200 euro, allora. Con onore. Ah, riemergono loro dalle sabbie. Così. Dalle 21 alle 23. È uno scontro epocale questo. Ecco perché erano sbagliati prima. Qualcosa riesco a capire, qualcosa non riesco a capire. Ma che cazzo? Ma che ci fai con una spadina del genere, con un coltellino? Ah! Coltellino rotante! Bene! Bene! Con una mossa è riuscita ad ammazzare tre e poi sbagliscono nel nulla. Una volta che li hai ammazzati sbagliscono nel nulla, si dissolvono. È il coltellino che non taglia. Guarda, non fa uscire il sangue. Sono un vostro Vabbè, amico. Dipende come lo si colpisce. Siamo qui per lo stesso motivo, amici miei. Combattere contro i prepotenti. Che poi quel Cerbero assomiglia molto a Scooby-Doo con due teste. Gli strani abiti che indossate e dalle vostre armi particolari deduco che non siete di qui. Dovete venire da molto lontano. Ditemi chi siete. Beh, noi siamo i discendenti dei più famosi eroi del mondo e combattiamo uniti per sconfiggere le forze del male. Mi sembra più che giusto. Il loro sovrano è il re demonio. Vedi, lo scontro che hai appena visto contro gli uomini salamandra è uno dei tanti che hanno luogo nel mondo. Basta. La vostra è indubbiamente una nobile causa. Ma perché siete venuti qui? Ma come non l'hai capito? Abbiamo attraversato mezzo mondo per venire a cercarti. Siamo venuti perché tu sei il discendente del ladro di Baghdad e abbiamo bisogno di te. La nostra speranza è che tu voglia aiutarci con i tuoi poteri e che voglia mettere la tua magica scimitarra al servizio della lotta contro il male. Sì, esatto. Lui non sta capendo niente. Vorremmo che ti unissi a noi per combattere contro la setta degli uomini drago. Sono sicuro che con il tuo aiuto riusciremo a sconfiggerli una volta per tutte. È la terza volta che mi capita di avere a che fare con quelle creature. Deve essercene un intero esercito. D'accordo, ragazzi, sarò con voi. E poi il mio Yuma non vede l'ora di prendersi una bella rivincita sugli uomini salamandra. Dico bene, amico. Forse con il vostro aiuto riusciremo a liberarci di loro. Decidetevi. Allora, ragazzi, che cosa aspettiamo? Benvenuto tra noi. Sì. Forza, non perdiamo altro tempo, amici. Coraggio, andiamo. Oh, vai. È tutto in sella alla regina dei falchi. C'è qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto. Puoi atterrare in quella radura, per favore? Che quest'altro, mo? Stiamo reclutando gente. Chi non sta entrando chissà cosa si sta perdendo cose epiche, veramente. Madonna! Ma come c'è un orso? Che cazzo? No.
Oh, Bobbo. Lo so che tu ci sei, Andre, grazie per far vedere la tua presenza. Grazie mille. Ma boh, è andato tutto abbastanza liscio, direi. Non so chi siate, amici, ma vi ringrazio per avermi salvato. Non avreste potuto arrivare in un momento migliore. E adesso lasciate che mi presenti. Il mio nome è Ulisse e questa bellissima isola è Itaca. Vai! È qui che vivo. Era un luogo tranquillo fino all'arrivo di questi orribili mostri che ci hanno attaccato. Sì, li conosciamo bene. Ma come funziona la terra in questo cartone? Chissà che fame che avrete. Accenderò un bel fuoco. Dopo aver celebrato la vittoria, mi racconterete chi siete. Sono molto curioso di sapere che cosa vi ha portato da queste parti. Vabbè. Siamo passati... Siamo passati da un posto a un altro, così. Via, via! Più veloce! Ah! Ma perché? Ah, questo è il re invece. Il re dei cattivi. Almeno credo sia lui. Ormai dovremmo esserci. Trovatemi un senso a tutto ciò. Trovatemelo sto senso. Ah, sono già pronti all'agguato i nostri amici. L'ambasciatore dell'imperatore assoluto del male, re demonio! Ah, non è il re, l'ambasciatore! Il mio potente signore mi ha incaricato di portare un messaggio ai supereroi! Venite fuori! Si aspettavano proprio in questo momento i nostri eroi. Erano lì pronti. Così dal nulla. Signore da noi. Il mio imperatore vi chiede una tregua e sfida i supereroi a un incontro finale faccia a faccia. Bene, siamo pronti. Il torneo verrà disputato in 6 incontri e si svolgerà fra 3 giorni esatti in un'arena appositamente creata nel deserto del Sahara. Cioè siamo passati dalla Grecia al deserto. Vabbè, ormai non me li faccio più queste domande. D'accordo. Sembra una magnifica idea. Se il re demonio ha pensato che non avremmo accettato l'incontro, si è sbagliato di grosso. Non abbiamo di meglio da fare. Sai, quell'emblema che portate sul petto è davvero molto bello. È un peccato che non possiamo vederlo da vicino, visto che scappate sempre. Vabbè. Qualcuno mi spieghi, così tutto un tratto mi si a ridere, senza un senso. Guardate che se sta arrivando. Se ci fosse stato da ridere. Pre-
presto, andiamo alla spiaggia. Deve avere qualcosa di importante da dirci. L'ultimo che arriva è un somaro. Ma che vuol dire? Sei partito prima. Ma che vuol dire? Vediamo alla spiaggia, ragazzi. Ma cazzo al cavolo che quelli ci arrivano prima, che è il cavallo. Vabbè. Preparatevi, dobbiamo partire subito. E il torneo contro Re Demonio? Non adesso, figliolo. Prima di affrontare il torneo nel deserto del Sahara, è indispensabile che porti tutti voi al Tempio dei Supereroi, dove ho portato i vostri padri e i loro padri prima di loro. Al Tempio della Purificazione! Uè, gravi un po'! Come va? Come va, comunque? Mi sa che qui arriva il momento in cui scoprono dei poteri? Non so. Essendo supereroi. In teoria. Io l'avevo detto che questa musichetta mi sarebbe entrata dentro il cervello. Cosa sta succedendo? Stanno entrando nel sogno. Sembra strano. Cavolo, sono andati questi. Dove sono arrivati? Ridono! Cioè, dal nulla ridono! Vabbò! È così divertente! Siamo quasi arrivati! Coraggio! Si scende! Secondo me si sono presi qualcosa di troppo. Sono troppo euforici. La trucca fa male. Sarò di nuovo qui fra 3 giorni esatti per scortare i supereroi al loro torneo nel deserto. Andate! Quindi si stanno allenando, credo. Sembra tipo il tempio, quello dove si allenava Goku. Non il tempio, come si chiamava? Guardate questi bassorilievi. Rappresentano le storie dei nostri antenati. Questo è Ulisse con le sirene. Guarda questo caso, hanno gli stessi nomi degli antenati. Guarda caso, eh. Che cazzo è quella roba? Cosa sta succedendo? Ma che cazzo? Ma chi è? Scossa? Va bene! Ne siamo proprio sicuri che va bene? Non so, qui abbiamo Mister Babbo Natale, boh, non so. Il gigante buono, come lo chiamiamo quel tizio? Chi sei tu? Benvenuti al Tempio della Purificazione, amici, la vostra casa spirituale. Ok. Se ci spieghi chi tu sia. E tu chi saresti? Qual è il tuo nome? Sono lo Yeti Blu, guardiano e custode del tempio. Ah, lo Yeti Blu!
al servizio dei supereroi e dei loro discendenti. Immaginavo. C'è una somiglianza con gli Yeti. E questo giovane ragazzo è Quasimodo, il mio assistente. Anche lui fa parte dei supereroi, ma vista la sua abitudine a vivere in luoghi sacri, è stato scelto per aiutarmi nel mio lavoro. Puoi dirci quindi Quasimodo è il Goppo? È importante. Boh, non ho vedi, figliola, Goppo. Qui nel tempio della purificazione il tempo non ha significato, non devi preoccuparti. Ma nel mondo reale dobbiamo partecipare a un torneo, maestro. Oh, certo, comprendo il vostro desiderio di sapere. Dopo essere stati avvolti dalla luce della forza, avete dormito per 3 giorni e 3 notti. Tre giorni! Ma che cazzo, è passato in un secondo? Ora è troppo tardi per partecipare al torneo. Lasciami finire, mia nobile amica. Là fuori, nel mondo reale, sono trascorsi soltanto 4 secondi. Hai sentito? Cioè, questi 3 giorni in realtà sono 4 secondi. Maestro, che facciamo ora? Ma che cazzo? Seguirete il vostro destino. Io vi darò un medaglione che dovrete tenere sempre addosso. Okay. E a cosa serve questo medaglione? Non dovrete separarvi 3 giorni in pochi secondi. Sì. Ricordate un supereroe. L'ha proprio detto lui. Questo prezioso medaglione rappresenta il simbolo della forza, della luce e della purezza. Sì, con la tua faccia. Vi troviate, non dovrete far altro che guardarlo per vedere di nuovo il tempio e chiedere consigli. Ah, wow. Non ho capito. E ridono. Così ora avete tutto il tempo che volete per alleggerirvi lo spirito e meditare. Quasimodo vi condurrà dai monaci Shaolin. E adesso godetevi il vostro soggiorno e non preoccupatevi di nulla. Ci rivedremo prima della vostra partenza. È tempo di andare, amici. Seguitemi. Quindi questo è... Questo credo sia Quasimodo. Fidatevi di me, qui dentro nulla è come nel mondo reale, il tempio è in un'altra dimensione. Aspetta, non sto capendo più niente. Cioè, non so dove stanno andando sti qua. Dove stanno andando? Sì, è un'altra dimensione, però non capito per precisamente. Ah, siamo arrivati dai monaci Shaolin. Ok. Bambio re. Perché chi è scritto? Ma che cazzo, ma stanno volando? State volando, amici miei, state volando. Che succede? Ma non posso crederci, è bellissimo. Il mio spirito è sereno, è in pace con tutto il mondo. È vero? Anch'io provo la stessa sensazione. Che cosa ci sta succedendo? È il potere dei monaci Shaolin. Sostengono le nostre menti e i nostri corpi con la loro grande serenità. Quasimodo, dimmi una cosa. Sai niente dei tuoi antenati? Voglio dire, il maestro ha detto che anche tu sei un supereroe.
Sì, raccontaci la tua storia. È piuttosto lunga, ma visto ah, che sì, il tempo dai, racconta, conta, visto che ci ve sei. La racconterò. Allora, dovete sapere che in un paese lontano okay. chiamato Francia c'è la splendida cattedrale di Notre Dame con campane d'argento e guglie che arrivano fino al cielo. Quindi sta raccontando la storia di Quasimodo, credo. Almeno Francia penso a quello. Temo che il vostro soggiorno non sia terminato. Non potete andarvene. Dobbiamo salutarci, la regina delle Aquile ci sta aspettando. Talvolta mi sembra di rivivere delle situazioni come quelle del mio antenato. È strano, non riusciamo mai ad arrivare dove vogliamo, quando vogliamo. Abbiamo fatto quello che ci avete chiesto. Ci siamo immersi nella luce cosmica, meditato con i monaci Shaolin e anche ah, imparato a Shaolin. È indovinato. Sì, esatto. Ora dobbiamo andare a disputare l'importante torneo. Se non sconfiggeremo il demonio, il male trionferà sul bene. Non ho intenzione di fermarvi, voglio darvi una mano. Sembra che abbiate dimenticato un dettaglio importante. Questa sfida è stata lanciata dal re demonio, capo della setta degli uomini drago e supereroe. Come potremmo dimenticare una cosa del genere? La sfida è un torneo senza esclusione di colpi tra i suoi uomini e i supereroi. Esatto, ciò significa tutti i supereroi. Tutti quindi? Non capisco. Per chi è quel medaglione? Quasimodo, ovviamente. Adesso siete al completo. Beh. Oh, Quasimodo, è meraviglioso. Ora che tutti i supereroi sono stati riuniti, è arrivato il momento di partire. Non dimenticate mai l'importanza della vostra missione e mi raccomando, proteggetevi l'uno con l'altro. Lo faremo. Bene, è arrivato il momento. Venite avanti. Ma che ca? I miei amici vi accompagneranno. Il male non ha ancora vinto la battaglia e voi avrete il compito e l'onore di sconfiggerlo. Buona fortuna. Sappiate che la pace nel mondo dipende anche da voi. Vabbè, abbiamo questi altri due alleati, tizi, boh, non so chi sono. Assomigliano da dinosauri, in realtà, non credo siano dinosauri. Salve, regina delle Aquile! È un piacere rivederti. Era ora! Siete in ritardo! Vergogna! Pokémon adesso dovrò volare ancora più veloce per arrivare in tempo. È vero. Su questo non hai tutti torti. Oh, vai, e si parte! Alla volta della battaglia! Ovviamente sempre col sorriso, mai con la tristezza. E parte la musichetta della battaglia. Siamo arrivati, ragazzi! Ecco l'arena! Accidenti, non hanno mandato a spese, Ma sbaglio è un colosseo quello? L'ora della resa dei conti è giunta. Sbaglio è un colosseo. Vediamo di finirla una volta per tutte. Sembra che qualcuno ci stia aspettando. Troppo musichetta questa. Quindi hanno spostato il colosseo nel deserto. Andiamo bene. Quale altra cosa sposteranno? Te l'avevo detto io. Ehi, guardate! Corriamo! Amici, il momento più importante della vostra vita è arrivato. Non dimenticatelo mai, voi siete i supereroi, i guerrieri che combattono certo. per il bene. La vostra missione è vincere, non avete alternative. Buona fortuna! Arrivederci, regina delle Aquile! Vincere. Sta tranquilla, sapremo come difenderci! Non continuo la frase, però più o meno, diciamo siamo lì. Ah, quelli sono i nemici. La torre...
Certo, la torre di Pisa si è spostata a 17 km da me. Che cosa sono capaci, certo, certo. Non lo sapevo nemmeno. A questo punto non si chiama più torre di Pisa. Qualsiasi cosa dicano, qualunque sia la provocazione, non ascoltate, fate finta di niente e non reagite. Siamo venuti fin qui per vincere il torneo. Questa è l'unica cosa. Perdere, che perderemo. No, hanno detto che devono vincere a tutti i costi loro. Quindi, sono eroi, giustamente. Sono i fantaeroi. Insieme vinceremo il torneo. Insieme vinceremo il torneo. Ok, meno male che l'hanno detta così la frase, perché detta in un altro modo potrà sembrare quella frase. E si va in scena. Bene, amici miei, ci siamo. A questo punto non ci resta che entrare e confidare sulle nostre forze. E comunque vi prego, siate sempre prudenti. Coraggio! Ok. Perché chi è quell'altro, mo? Silenzio! Silenzio! L'uomo pappagallo, grande l'uomo uccello, sfida, che cacchio siete è? Stati invitati comincerà fra poco, non appena il nostro grande sovrano prenderà posto sul suo trono. Ah, il drago ha 4 teste. Una volta era 3 teste, no? Oh no? Oh, chi ha mai visto quante teste sono? Ed eccolo lui. Non l'ho mai visto, non so chi sia, chi in questo sia. Finalmente è arrivata l'ora della mia rivincita. Babbo. Guerrieri, ora vi illustrerò le regole che ho stabilito per il torneo. Sentiamo sta ogni regola. Giorno affronterete una prova da cui uscirà vincitrice una sola squadra. Splash! Come splash? E siamo ancora a metà, Ora sono ammesse tutte le discipline. Ogni guerriero potrà usare la tecnica a lui più congeniale. Okay. La prova si concluderà quando non resterà in piedi nemmeno un guerriero della squadra avversaria. La prova di oggi prevede il combattimento fra la squadra dei cosiddetti supereroi contro 100 tra i più valorosi campioni del mondo comandati dagli uomini drago. Non avete anche voi l'impressione che questo regolamento sia a nostro sfavore? Non c'è proporzione, ognuno di noi dovrà combattere almeno contro 10 di loro. Non ti preoccupare, in questo modo hanno scoperto le carte. Abbiamo già vinto. Andiamo, è ovvio. Questa gente è terrorizzata da noi. Terrorizzata, oddio. Io non direi. Mi sembra superfluo ricordarvi che solo chi riuscirà a rimanere incolume potrà partecipare alla seconda prova. Sì, abbiamo capito. Quanto è bello l'animazione low budget, dove le immagini si replicano
Mamma mia, che bellezza! Madonna, ma li distruggono in 5 minuti! E che cavolo! Oh, sono anche il doppio, però sono che buonissimi! E con del doppio! E poi in realtà li hanno già sconfitti in passato! Siamo in precedenza! Però! Babbo! Ma poi guarda caso, quei quattro sono presi dall'uomo tigre! Palese! È palese! Che cazzo! Sono debolissimi questi, che cazzo. Ma che è una spada magica? Che sta pagliacciata! Cos'è? Veramente la spada magica! Oh Anto! Sei arrivata finalmente! Do cacchio, eri finita! Ti stavi perdendo il meglio del meglio! I piccoli super fanteroi addirittura! Un cartone, mamma mia, quei fiocchi, quei fiocchi. Chiunque l'abbia scritto è un genio. Ah, vabbè, ti capisco. Ma hanno vinto pure senza motivo. Il bello che come hanno vinto, cioè non senza motivo, cioè hanno vinto con facilità. Ehi ragazzi, che succede? Che cosa ci fate tutti lì? Tranquilla Anto, tranquilla. Non è possibile. Dove stanno andando? Come siamo passati a questa scena? Eccoci, ma che cos'hai da urlare? Buongiorno ragazzi, non notate nulla di strano? Allora? Cosa c'è di strano? Cosa c'è? Re Demonio ne ha inventata un'altra. Chi ci sta per cadere, vabbè. Proprio nessuno. Mettete via le armi. I nostri nemici hanno abbandonato l'accampamento. Sì! Ma quello sembra con la spada in mano, cioè... Ci manca solo che ci dorme con la spada. Oh, è il secondo giorno delle nuove sfide. E ritorna il nostro amico. Amico, oddio, il tizio. Hanno delle belle voci. Allora, le voci sono dei doppiatori italiani. La cosa un po' strana di questo cartone è la storia. In poche parole. Ho deciso di perdonarvi, supereroi. Pertanto il torneo viene subito ecco sospeso. Ecco perché è brutto, ma non brutto. Visto che la gara non è stata conclusa, diciamo. Non ci sono né vincitori né vinti. No, non è possibile! Vitto, questa è la verità. Noi supereroi, insieme ai nostri valorosi animali, siamo di diritto i vincitori del torneo e tu sei soltanto un perfido tiranno sleale. Non vuoi accettare che il bene abbia trionfato sul male e che tu non potrai sottomettere il nostro mondo? Sì, giusto!
Ah, hanno cambiato idea pure il pubblico. Vai. Grande pubblico. Io sono il monarca. Che ne peppe, quindi sono ragazzi, certo. Mi trasformo io in supereroe. Divento un fanta supereroe. Voi non avete vinto un bel niente perché il torneo è stato sospeso. Ma guarda caso, è stato sospeso il torneo mentre loro hanno vinto la prima sfida. E in quell'occasione hanno vinto loro, che sembravano molto più forti degli altri, che erano il doppio di loro. E ora scusate, prendetevi conto. Ho qualcosa di meglio da fare. Addio, Super Lattanti. Ma boh, meglio di niente, io direi. Anzi, sarei abbastanza contento. Dategli una lezione che non dimentichino tanto presto. Ma meno male che loro hanno le spade, gli animali. Ehi, guardate lassù! Oh, la regina delle aquile, sono sicuro che è lei. Ragazzi, c'è la regina delle aquile. Viva! Quanto è scriptato questa cosa. Madonna! Via! Andiamo via! Che è così facile ammazzare i nemici! Babò! Ma lo sognerò pure stanotte questa canzone. E finisce così il torneo. Presunto torneo che poi è stato sospeso. E chissà dove sono andati a finire adesso. Il quale posto magico. Ah, non sono tornati da lo Yeti blu, che poi in realtà non è blu. E si vola, certo che si vola. Se no che cazzo l'hanno messo a fa? Un atterraggio perfetto. Bentornati a casa, cari amici miei. Avete dimostrato ampiamente di meritare il titolo di supereroi. Ah! Evviva! Così poco? Pensavo ci volesse qualcosa di più. In teoria. Entrate, nobili supereroi. Abbiamo preparato un fantastico banchetto per festeggiare la vostra grande vittoria. Accomodatevi e divertitevi. Che cosa ci sarà lì dentro? Che cos'hai, io qua? Non è possibile. Probabilmente sto sognando. Questa sembra proprio la bottiglia del genio, come quella che ha trovato il mio antenato. Guarda caso c'entra con l'antenato. Ma è messa nel ghiaccio. Boh, non credo sia vetro quella roba. In teoria. In centro c'è la... c'è la bamba. No! No! Ora posso scranchirmi un po' le gambe. Bello questo genio. È piena di unexpected di questo cartone. Amico.
Era da un po' di tempo che stavo in quella stessa posizione. Cominciavo ad avere dei crampi insopportabili, amico. Ehi, aspetta un attimo, c'è qualcosa che non quadra qui. Non dovresti rivolgerti dicendo ogni tuo desiderio è un ordine, padrone? Sì. Senti un po', amico, non è che sei un tantino fuori di testa? Padrone? Se non sbaglio, la schiavitù è stata abolita molti secoli fa, ma in che razza di mondo vivi? Abbiamo uguali diritti adesso. Il mio nome è Abu. È Abu, il non ladro Abu. Di Baghdad. Anche se sei un genio, ti avverto che il tuo atteggiamento non mi piace affatto. E già che ci siamo, fammi anche un favore. Potresti assumere delle dimensioni più proporzionate. Come? Mi sta venendo il torcicollo. Shevchenko. Non credo sia Shevchenko. Non credo. Così è lui. Quindi. Sì, così va meglio. E ora tocca a me fare le domande, piccolo genio. Che cosa ci fai qui nel tempio? Perché eri imprigionato nella bottiglia? E poi ti spiacerebbe dirmi perché indossi quel costume così ridicolo? Costume, stavo oddio. La maglia è un pantalone, costume. Tre geni. Che cosa intendi? Che cos'è il football? Scusa se mi siedo, come ma ci vorrà del tempo per rispondere a questa domanda. Tanto per cominciare, è uno sport che si gioca tra due squadre. Lo scopo è cercare di non far prendere la palla all'altra come squadra si vede che e andare a fare gol. Italiano, scusami, amico, hai ragione, lo so. Forse è un tantino difficile da comprendere per uno che non ne sa niente. Ad ogni modo è un gioco con delle regole e io non le ho rispettate. Bravo. Perciò il nostro arbitro ha fischiato, la partita si è interrotta. Mi ha mostrato il cartellino rosso e mi sono beccato 50 anni di squalifica. Ah, madonna, 50 anni? 50 anni. E che sì, cazzo? È andata molto meglio di quanto mi aspettassi. Per come mi ero comportato mi aspettavo almeno 200 anni. E la madonna! Avanti, non fare più la faccia. Vita. Devi sapere che per me 50 anni equivalgono a 5 giorni nel vostro mondo. Ma perché ti hanno rinchiuso nella bottiglia? Perché è proprio quello il luogo dove noi giocatori dobbiamo scontare la squalifica, lontano da tutti e da tutto. Questo luogo, il Tempio della Purificazione, è un posto molto molto speciale dove nessuno può entrare tranne i supereroi. Oh, aspetta un momento, che sciocco che sono! Allora tu sei uno dei supereroi? Ma dove sono finiti gli altri? David, Ercole, Ulisse, Dragon, Jerome, Mulan? È incredibile! Dimmi, come fai a conoscere tutti i nostri nomi? Devi sapere che nel mio mondo seguiamo le vostre avventure. E a questo proposito non oso immaginare cosa farebbero gli altri geni per essere al mio posto. Ehi, che ne dici, amico? Posso far parte anch'io della squadra dei supereroi? Ehi, vacci piano, non è una cosa. Comunque calcio di rigore per la Juve, così, a caso. Non ce ne metti di gioca oggi la Juve. Vuoi mettermi alla prova? Allora, che cosa ne dici? Affare fatto? Ti ringrazio dell'aiuto, ma la nostra missione è compiuta. Abbiamo sconfitto Re Demonio e ora siamo qui nel tempio per riposarci. Sconfitto! Oddio, ora sei scappato! Re Demonio sono stati sconfitti e non torneranno mai più. No, amico, non illuderti. Purtroppo Re Demonio ci attaccherà di nuovo e molto presto. Attento, genietto. Ti consiglio di non scherzare su questo genere di cose. Come diamine fai a sapere che le forze del male torneranno e ci attaccheranno? Avanti, parla! Te l'ho appena detto, amico. Io so fare un mucchio di cose e una di queste cose è predire il futuro. Sono ancora giovane per essere più preciso, il mio futuro, ma sento non so, benissimo può essere che tra poco verremo attaccati. Ascolta, se quello che stai dicendo è vero, dobbiamo avvertire anche gli altri. Forza, andiamo! Madonna, quanto è pigro però sto tizio che non vuole nemmeno correre. È una madonna. Va bene, d'accordo, mi avete convinto. Inizierò la dieta in un altro momento. D'altra parte non sarebbe educato rifiutare questi piatti deliziosi. E chi vuole mai rifiutare quella roba? Salute! Salute! Cosa? Ma che cazzo? Sono ritornati! Dal nulla sono ritornati! Ogni volta verranno sconfitti! Questo è poco ma sicuro! Ehi, ma che sta succedendo? Il tempo è cambiato all'improvviso! Non c'è niente di buono! Cioè, Anto, dove li vedi queste robe? Solo qui puoi vedere queste opere d'arte.
ormai dimenticate da tutti. Ehi! È ritornato il re demonio. E ritorna la canzone, giustamente. L'unica canzone che si sente all'inizio e alla fine. È una madonna! Eccolo! Ecco, grazie per la clip. E che cacchio! Jenny, questa è la tua occasione. Fammi un po' vedere come te la cavi. Su, avanti, coraggio! Ma è signor genio! Diventa gigante in 5 secondi. Altro che Super Mario Bros. Con i funghi. Che cazzo? Ma che cazzo? Vabbè, non credo ce n'è più bisogno dei supereroi adesso. A sto punto basta e avanza il genio. Abbiamo finito, ragazzi. Andiamo fuori a dare una mano agli altri. Forza! Poi diventa un entai. No, non credo. Non arriviamo a quei livelli. Anzi, non credo. Ma non è giapponese, quindi. Ecco il signor Re Demonio. Questa volta il drago ha una testa, non ha più tre teste, come prima. Questo tempio, e così ho deciso di tenerlo per me. Mentre i miei uomini elimineranno i supereroi, noi passeremo un po' di tempo insieme. Purtroppo per voi vi informo che farete la stessa fine. Ah. Ah. Bellissimo. Cosa c'è? Un altro lattante tra le fila dei supereroi? Vi prego, signori, vorrei che qualcuno me lo presentasse prima che passi a miglior vita. Vai, trasformati! Puoi vedere la tua possente forza. Il mio nome è Piccolo Genio, pallone gonfiato. Piccolo Genio. Perché piccolo non lo è. Ma si è cagato sotto questo cosa. Ecco, anche il genio avrà la sua medaglia. Il momento che avete sperato è giunto. Ho letto nelle vostre menti e sono d'accordo. Il piccolo genio ha diritto di far parte insieme a voi delle forze del bene. Vai, e abbiamo un altro nella lista. È per questo motivo che con grandissimo onore nomino il piccolo genio membro ufficiale dei supereroi. Grande. Ho saputo come sia concluso il vostro ultimo scontro. Di merda. Non dovremmo aspettare la regina delle aquile. Non imparerai mai, mio caro Jerome. Guarda alle tue spalle. Salve, regina delle aquile. Perdonami, maestro. Dicendo. Mi hanno riferito che purtroppo Re Demonio non è stato sconfitto definitivamente. È scappato ancora una volta. I suoi poteri malvagi si sono rigenerati prima di quanto ci aspettasse. Sono trascorsi 100 anni da quando è stato costruito questo tempio sul tetto del mondo.
Cucuso già qui. Secondo l'antichissima legge dell'universo, io vi dico che nessuno mai, uomo o bestia, può entrare nel tempio eccetto voi e i vostri antenati. Come sapete, questo luogo è stato profanato. E la punizione, se non riusciamo a sconfiggere le forze del male, cadrà giustamente, secondo la legge, su un'unica e sola persona. Come guardiano del tempio sono io, l'unico responsabile. Attenzione! Perché non è giusto! Tutti gli sforzi compiuti per combattere contro le forze del male potrebbero essere stati vani. E i vostri antenati, che hanno lottato per centinaia di anni, griderebbero di dolore. Queste saranno le conseguenze se verremo sconfitti. Dobbiamo assolutamente attaccare e distruggere il tempio di Re Demonio. E dobbiamo farlo il più presto possibile. Ok. Forse ho capito cosa dicono. Spero. Oh, buonasera, Seri. Stiamo guardando un'opera d'arte. Questa è opera d'arte, secondo me. Veramente. Geni, coloro che producevano cartoni animati all'epoca. Non lo so, erano geni. Dai, ce la facciamo? Qui facciamo l'ultima sfida. Ecco, musichetta ad hoc. Ci siamo, ragazzi, siamo arrivati. Ed è il momento di partire alla volta del castello del Re Demonio. Tenetevi forte. A quest'ora si viene, Bugo. A quest'ora si viene. Che cartone è? Si chiama Piccoli Super Fantaeroe. Un nome, una garanzia. Ma che come cazzo cade questo drago? Forza, adesso. Ah, i monaci combattono pure. Non sapevo combattessero dei monaci. Gli esplosivi, che cazzo hanno? Le pannoline esplosivi. Vabbè. Ti capisco. Grande maestro, io cosa faccio? Come posso aiutare i miei compagni? È il tuo grande momento. Dimostra di essere un vero supereroe. Stai tranquillo, vedrai che non vi deluderò. Vedremo. Vabbè che lui si può trasformare, quindi può diventare più gigante, cioè, quindi non è un problema. Non sapevo che andasse in giro con una spada. Che cazzo è una blatta gigante quella? Un momento. E gli uomini falco. Ok. Visto che abbiamo tempo. Ragazzi. No, io avevo da parte anche un altri due video. Sono brevi però. Avevo da parte anche quest'altra roba. Poi se ci riusciamo guardiamo anche quello. Non è un problema. Quanti tizi strani ci sono lì dentro? Uomini scarafaggi, teschi, serpi, draghi. Si può sapere cosa state aspettando? Eliminateli immediatamente. Uomini lupo pure c'erano. Di tutto. Poi gli stacca un braccio. Ricordiamo che il cervo abbia testa su questo cartone. Ma che cacchio. Questi dovrebbero essere cattivi. Che occhi. Sono bellissimi. Anzi, forse ho disegnato meglio di come disegno io.
Che cosa volete fare? Le vostre armi non hanno nessun effetto contro di me. Se questa volta non riuscirai a scappare, le demoni. Con un po' di fortuna verrai eliminato una volta per tutte. Fermati! La tua ascia, Jerome, non servirà a nulla contro il re demonio. Abbiamo armi più potenti. Tipo? Qual è quest'arma potente? Quale sarebbe? Ah, l'arma più potente è pregare. Un po' preghiera fa male, tanto male. Soprattutto con il re demonio. C'è qualche similitudine con la Bibbia, secondo me. Che cazzo? Sia calmo. Così è sconfitto in 5 minuti. Cioè, potevano farlo anche prima, ma non l'hanno fatto. No, vabbè. Cioè, due frasi hanno detto, è esploso il tizio. Beh, no, che cazzo c'è lì? C'è il drago. Ah, ma è vivo ancora! Che cazzo? Qualcuno ha capito il finale? Qualcuno ha capito che quel tizio? Non ho capito un cazzo! Vediamo almeno chi erano i doppiatori, almeno per capire. Ah, ma devo dire che la sceneggiatura è tutta italiana. Quindi mondo TV credo sia italiana. Credo. Top conclusione. Emozionato. Opera d'arte. Wow. Voglio vedere un attimo chi erano i doppiatori. Se gli scrivono il nome. No, non ci scrivono il nome dei doppiatori. Mi dispiace. Però è stato fatto nel 98 in Italia. Quindi questo cartone ci avrà 23 anni. 22-23 anni. Cosa è fa allora? Wow! Che cazzo di opera d'arte ho appena visto io! Che opera d'arte ho appena visto! Regà!